casa della giornalista del mattino Cristina Genesini, evitato brutti incontri, solo per pochi secondi resta la paura e il senso di incertezza. Portello al via le ruspe, i commercianti sono divisi, molti non conoscono il progetto, la paura è che il quartiere possa morire, ma per tanti cambierà in meglio. Ecco come il piano casa potrebbe stravolgere Padova, il sindaco presenta la simulazione degli interventi e prepara con i colleghi un contro piano casa. Blitz dei grillini alle poste, all'Arcella spedite oltre 6.000 osservazioni al piano cave e al piano energetico presentati dalla Regione Veneto. Dopo il caso Simonsen, sperimentazione dei farmaci sugli animali, la Commissione europea vuole denunciare l'Italia, la Corte di giustizia, direttiva non rispettata, dicono. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di TG Padova. L'avete sentito in apertura, parliamo di sicurezza nelle parole della collega e giornalista Cristina Genesin. La paura ha quasi trovato i ladri in casa, il blitz ieri. È rientrata in casa e ha subito capito che qualcosa non andava. La scatola che la mattina era sul tavolo gettata per terra, la penna ricevuta in regalo sparita, la luce nella stanza da letto accesa e la finestra aperta. Cristina Genesin, collega del Mattino di Padova, ha avuto paura. Probabilmente il suo arrivo ha interrotto i ladri sul più bello. Ci si rende conto di essere stati violati nel proprio intimo, nei propri spazi vitali. Ieri sera è toccato a me, chissà quanti altri, anche nelle sere precedenti e magari nelle sere future. Si vede la finestra aperta, cioè nel mio caso i ladri sono scappati mentre io entravo in casa, quindi diciamo che sono stata anche fortunata nell'evitare brutti incontri. Alla paura, con il passare delle ore, si aggiunge quel senso di insicurezza che spesso dopo un furto colpisce le persone. Sapere che un estraneo è entrato in casa è scioccante. Decine di padovani nella zona di Sacro Cuore hanno provato negli ultimi giorni sulla propria pelle questa esperienza. Nei giorni scorsi decine di case e di appartamenti sono stati visitati anche in quella zona della città e in qualche caso anche con le persone all'interno. È un problema che non è un problema solo di Padova ovviamente, è un problema nazionale di recrudescenza di questi furti in casa che dipende sicuramente anche da, come dire, politiche nazionali, almeno a mio avviso, che non funzionano. Primo COSP del nuovo prefetto, domani mattina convocato alle 10 è il tavolo del prefetto a cui parteciperanno tutte le forze dell'ordine del territorio, i vertici di polizia, carabinieri, finanza, polizia municipale più il presidente della provincia e il sindaco, eventualmente sostituiti dagli assessori delegati, ma Ivo Rossi ha fatto sapere ci sarò, da qui verranno decise le prime misure per quanto riguarda la sicurezza nei quartieri della città, visti anche gli ultimi episodi di microcriminalità che tra l'altro ormai stanno diventando all'ordine del giorno. E da considerare un'ultima notizia che arriva direttamente da Roma, è stato approvato l'emendamento in Senato che abolisce il reato di immigrazione clandestina, un emendamento che era stato presentato da due senatori del Movimento 5 Stelle. Si sono scagliati immediatamente contro il Senato sia Lega Nord, con dichiarazioni molto dure da parte del senatore Massimo Bitonci, Lega che ricorderete aveva manifestato davanti al carcere Due Palazzi proprio sabato mattina, creando non pochi scompigli con l'aggressione da parte dei centri sociali. Alla protesta della Lega Nord si è aggiunta anche quella di Forza Italia, con le dichiarazioni di Marin proprio a proposito di un atteggiamento sbagliato da parte del Senato. Dunque il reato di immigrazione clandestina è stato abolito. E continuiamo a parlare, continuiamo con la cronaca. Ci sono state tre spaccate nella notte in centro a Padova e a Limena. La cronaca con i dettagli. Il furto che infastidisce di più, perché oltre la beffa di essere stati derubati c'è il danno provocato dai malviventi alle strutture del negozio. Raffica di spaccate nella notte a Padova. Ladri in azione in via Regia al Bar Stella. Il proprietario ha trovato la vetrata in frantumi, è stata usata probabilmente una mazza. Sparite tutte le sigarette.
A Limena, nel mirino dei banditi, c'erano invece i videopoker del bar La Giustizia. Siamo in via Ponterotto. Sono entrati forzando una finestra laterale, svuotando completamente due macchinette. Telecamere e sistemi d'allarme non sembrano scoraggiare i malintenzionati. Brutta sorpresa questa mattina anche per il proprietario del bar Rio Verde in via Goito a Padova. I malviventi sono entrati dal retro, mandando in frantumi una finestra. Si sono diretti immediatamente verso la cassa e in pochi minuti sono fuggiti con 300 euro. Ricordate il caso di Caterina Simonsen, partito proprio da Facebook quando la ragazza gravemente malata aveva difeso i test sui farmaci, sugli animali. Ebbene, è arrivata la notizia davvero da poche ore, ovvero che la Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di Giustizia europea per il mancato recepimento della direttiva che regolamenta lo svolgimento dei test scientifici sugli animali. Questa è una notizia, dicevamo, che è apparsa poche ore fa. Per l'Italia una multa di oltre 150.000 euro al giorno. I contenuti della direttiva europea riguardavano la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. La norma conteneva una serie di vincoli che pare l'Italia non abbia rispettato. C'erano state molte polemiche perché l'introduzione di questi provvedimenti segnerebbe la fine di molti studi di biomedica e di farmacologia. Adesso invece con le immagini torniamo in città, la parola ai commercianti. Da due giorni sono partite le ruspe al Portello, al Via, il processo tanto contestato di pedonalizzazione. Il rumore delle ruspe copre soltanto in parte i mormorii, i commenti, le discussioni più o meno accese tra residenti e commercianti. I lavori per pedonalizzare il Portello sono iniziati ieri. Io volevo sapere se dopo via Gradenigo è senso unico, lei sa qualcosa? I commercianti ho sentito molto più contro. Non hanno detto niente, detto che faranno questa piazzetta e basta. E le macchine dove passano? Qual è il problema? La storica focacceria di Francesco, che è qui da 20 anni, plaude al cambiamento. Fuori si potranno mettere tavolini, diventerà anche in primavera meglio, con i navigli lì, i vari festival che ci sono qui in zona. Secondo lei cosa cambierà? I malumori si incontrano però percorrendo via Portello, libreria e bar vicini sono sul piede di guerra. Sono 750.000 euro buttati al vento. Purtroppo siamo in mano a degli incoscienti, degli irresponsabili. È un quartiere di testa, non è un quartiere di passaggio, non è un quartiere gestito con negozi che possono interessare alla stragrande maggioranza della gente, ma è selettivo. Per cui una piazza non fa venire più gente, ma anzi ne toglie. Favorevole il parrucchiere, la pasticceria, la pizzeria al taglio. Ma non vorrei che poi una volta fatta la piazza venga gente un po' sbagliata. Contrari la lavasecco, il casolino degli alimentari e il macellaio. Meglio non dire niente, che è molto meglio stare zitti. Nell'ordine in zona Portello ci raccontano sono già scomparsi un gelataio, un fotografo, una merceria, una profumeria, una panetteria, un ottico e un negozio di lane. Abbiamo sentito l'assessore, la Polizia Municipale Carrai, avete sentito alcuni si sono lamentati, hanno paura che il Portello, dopo essere stato bonificato, possa tornare meta di microcriminalità. Sentite che cosa ci ha risposto. Il Portello è stato bonificato dalle presenze sgradevoli di spacciatori e oggi è stato restituito alla vita normale. E la riqualificazione della piazza porterà una qualità maggiore anche della vita, l'attenzione rimane costante, infatti basta andare, si vede sempre una presenza di polizia e anche dell'esercito, proprio per evitare che presenze sgradite ritornino magari approfittando del cantiere che limita la movimentazione, la mobilità all'interno di quell'area. Blitz di Movimento 5 Stelle, alle poste dell'Arcella hanno inviato almeno 6.000 osservazioni che appunto non potevano arrivare come raccomandate. Ecco perché. La Regione Veneto ha escluso categoricamente la consegna con raccomandata a mano, quindi direttamente al protocollo a Venezia, e ha consentito unicamente la trasmissione via PEC oppure con raccomandata presso gli uffici postali. E così si sono trovati all'ufficio postale dell'Arcella in via Spetti questa mattina. Una decina di attivisti del Movimento 5 Stelle Veneto hanno spedito oltre 6.000 osservazioni al piano cave e al piano energetico della Regione. Una maniera per farsi sentire, visto che al momento non ci sono rappresentanti grillini a Palazzo Ferrofini.
Il piano cave, dicono, è illegittimo perché non si fonda su una legge, ma su una proposta di legge che non è ancora stata approvata, mentre il piano energetico va a favorire le solite aziende e non i cittadini. Questo sono le cave. Nel parcheggio davanti alla posta impacchettano tutte le osservazioni per spedirle in regione, che dovrà obbligatoriamente rispondere ad ognuna. I grillini si dicono preoccupati perché, se passassero questi piani, il paesaggio verrebbe deturpato. Cosa fare dunque? Il Movimento 5 Stelle quindi chiede il ritiro di questi piani e la revisione con il completamento degli iter procedurali di tutti i piani propedeutici e la revisione del piano energetico su valori aggiornati, non del 2008 pre-crisi, con anche un occhio al futuro e non solo al passato. Da piano cave al piano casa, ecco le dichiarazioni, la denuncia del sindaco Ivo Rossi, che ha fatto alcune simulazioni per far vedere come questo piano potrebbe stravolgere la città. Questo è oggi e questo è teoricamente, non è che ci hanno fatto la richiesta, ma cosa può succedere? Una serie di simulazioni a computer in ordine sono Corso Milano, Largo Europa, Città Giardino e il Torresino. Ecco come il piano casa potrebbe stravolgere il volto del centro storico di Padova. In questo foglio preparato dal sindaco Ivo Rossi e dalla sua squadra, soltanto le aree rosse sarebbero soggette a tutela. In tutte le altre si potrà intervenire. Sono il Cimitero Maggiore, Villa Giusti, Villa Vanna e Villa Lanza. Nei centri storici non c'è nessun limite all'elevazione, quindi uno può portare tutta la cubatura che il piano casa gli permette di fare fino all'80-90% in altezza. Modificherebbe l'impatto visivo della città, potrebbero raddoppiare le cubature. Stiamo parlando di una cosa che è inimmaginabile. I comuni non avranno più alcun potere in materia di pianificazione, denuncia Palazzo Moroni. Cambi di destinazione d'uso, anche questi non sono in qualche modo programmati, non devono rispettare particolari richieste. Intanto abbiamo lanciato un appello al governo perché deve dichiarare se la legge che è stata fatta dalla Regione Veneto è costituzionale oppure no, e lo farà obbligatoriamente entro questa settimana. Io mi auguro che vengano accolte le nostre tesi. Padova insieme a Treviso e Venezia ora stanno preparando un contropiano casa che verrà presentato nei prossimi giorni in attesa che il governo giudichi questo piano della giunta regionale incostituzionale. È arrivato l'attacco al ministro per lo sviluppo economico Flavio Zanonato da parte del governatore del Veneto Luca Zaia, che ha contestato il suo silenzio ancora sul caso Electrolux. Sentiamo. Il portello è stato bonificato dalle presenze sgradevoli di spacciatori e oggi è stato restituito alla vita normale. E la riqualificazione della piazza porterà una qualità maggiore anche della vita, l'attenzione rimane costante, infatti basta andare, si vede sempre una presenza di polizia e anche dell'esercito, proprio per evitare che presenze sgradite ritornino magari approfittando del cantiere. Non è il governatore del Veneto, ci scusiamo, c'è stato un problema con la regia. Andiamo avanti con il telegiornale, andiamo al Parco Iris perché Palazzo Moroni ha rigettato il progetto di edilizia che avrebbe previsto la costruzione di 140 appartamenti al parco, un progetto voluto dal consorzio Iris. Il complesso avrebbe dovuto sorgere a due passi dai 6 condomini di edilizia convenzionata inaugurati già qualche anno fa. Siamo tra via Canestrini e via Gherardo, realizzati sempre dal consorzio Iris, già criticato da Legambiente che l'aveva definito inaccettabile, addirittura peggiore di quello respinto 2 anni fa dalla maggior parte del Consiglio Comunale. L'assessore all'urbanistica Marta Dallavecchia ha già dichiarato che i proprietari dell'area non hanno rispettato le indicazioni che avevano dato loro circa 2 anni fa, quando il Comune aveva espressamente richiesto che le abitazioni fossero concentrate a nord, quindi ad una certa distanza dal parco. Questi 140 appartamenti per ora non si faranno. Ed ora torniamo a parlare di primarie. Questo pomeriggio l'incontro degli universitari con 2 dei candidati, assente invece Ivo Rossi, ma soprattutto la notizia, potranno votare anche gli studenti fuori sede. È stata data la possibilità per il voto alle primarie, possibile farlo registrandosi presso il comitato delle primarie del centro-sinistra a Padova. Chiaramente il problema che si pone rispetto alle richieste che vengono fatte è che non rimangano soltanto
sotto campagna elettorale delle primarie, ma che poi si confermino durante la gestione amministrativa stessa della città. Per la prima volta anche alle primarie potranno votare gli studenti fuori sede. La rete degli universitari ha ribadito quanto questa opportunità non sia stata abbastanza sponsorizzata e oggi ha rilanciato con tutti i candidati l'esigenza di una consulta permanente. Tavoli di confronto istituzionali fissi tra comune, università e studenti. Noi abbiamo bisogno di aule studio, bisogna pensare a come vedere il ruolo degli studenti all'interno dei quartieri e come vedere l'apporto anche rispetto alla vitalità della cittadina che possono dare. La consulta, tra l'altro, come fu per la campagna elettorale di Zanonato, torna ad essere un punto tra i più condivisi tra i tre sfidanti alle primarie che oggi alle 17 hanno incontrato gli studenti. Abbiamo visto che per gli immigrati è stata fatta in maniera egregia e serve un tavolo continuativo perché in una città che si sta svuotando, soprattutto dei giovani, dobbiamo dare la possibilità agli studenti di immaginare un loro futuro in questa città perché serve alla città prima ancora che a loro. All'appello hanno risposto soltanto Alessandro Zana e Francesco Fiore, Ivo Rossi alla stessa ora incontrava il comandante dei carabinieri. Siamo pronti ora per riproporvi l'intervista a Luca Zaia, governatore del Veneto. Mi lasci dire che i veneti non hanno bisogno di battibecchi, i veneti hanno bisogno di fatti. Il dato concreto è 1600 lavoratori che perdono il lavoro e secondo me non sono lavoratori di serie B. Valgono come quelli dell'Ilva, come quelli della Fiat e dell'Italia. Sono in Veneto, è un problema perché sono in Veneto, basta prenderne atto. Se l'avessi chiesto solo io questo incontro posso anche capire che potrebbe essere un fatto di antipatia, che so, non lo so. Però l'hanno chiesto anche Deborah Serracchiani assieme a me, Roberto Maroni e Vasco Errani, quindi quattro governatori che hanno chiesto un incontro. E avevamo anche concordato questo incontro con il sottosegretario, il che vuol dire che a tutt'oggi, dopo tre mesi, non c'è stato. Crisi, clandestini, Italicum, è scontro totale per questa giornata molto difficile per la politica, con le dimissioni di Cuperlo e poi il silenzio di Zanonato sul caso Electrolux, una puntata densa, focus questa sera. In studio ci saranno Pietrangelo Pettenò, Sergio Berlato, Luca Zano Cantarutti, Antonio Bressa, Domenico Presti, Manuel Bianzale, cornuce Ferdinando Avarino. Ed è tutto per questa edizione di TG Padova, grazie per essere stati in nostra compagnia, un buon proseguimento di serata su Rete Veneta. Arrivederci.